Il Termoli ha illuso i tanti tifosi presenti sugli spalti, almeno per un'ora, di poter aver ragione della San Benedettese. Poi nella parte finale c'è stato un crollo clamoroso per due errori difensivi con portiere e difesa che non si sono intesi, e così la San Benedettese ha trovato sul campo tre punti che fino a quel momento sembrava quasi impossibile arrivassero. Questi sono i misteri del calcio. Per fortuna del Termoli dietro tutto è rimasto uguale e quindi la zona salvezza non ha subito scossoni. Agli ordini del signor tedesco di battipaglia, con un fastidioso e forte vento che soffiava alle spalle degli ospiti del primo tempo, veniamo alla cronaca. Al sesto, Hernandez in fuga sulla sinistra, testa in aria di Burzio, para Coco, il portiere rossoblù. All'ottavo ancora Termoli che ci prova, sempre con Burzio dal limite, ma anche in questa occasione il portiere ospite parava. Al ventesimo si vede la Samb, cross di Zobuletti, presa alta di Maresca. Al ventitreesimo punizione da una trentina di metri per fallo di Ciao, calcio a Senigallese, palla fuori alla sinistra del portiere giallorosso. Ripresa con ripartenza a razzo del Termoli calcio, che ora era anche a favore di vento. Siamo al secondo, dopo una bellissima e tambureggiante azione dei giallorossi, viene atterrato Ciao al limite dell'area in posizione centrale. Sul pallone per la punizione va Burzio, che tira una magistrale punizione che toglie le ragnatele all'incrocio dei pali alla destra del portiere Coco, che nulla può. Termoli meritatamente in vantaggio. La reazione Samb al nono su calcio d'angolo, ma niente di preoccupante per il portiere termolese. Quindicesimo, punizione giallorossa dalla destra, cross di Scoppa, parata di Coco. Al ventesimo ecco la frittata, la prima frittata difensiva del Termoli, che permette così in contropiede di sorprendere Maresca in uscita. Diciamo difesa giallorossa distratta. Al ventunesimo entra Vittorio Esposito, la speranza è che possa trovare una giocata delle sue. Ed invece al 28esimo il Termoli combina la seconda frittata della giornata, la frittata bis, che così permette anche alla Samb di passare in vantaggio. Il gol quasi una copia e incolla del primo, e questo è inspiegabile per una difesa che aveva preso 0 gol nelle ultime partite. Da quel momento la stessa gara andata in frigo per la Samb, che non ha permesso nessuna reazione alla formazione di Carnevale, che pur non pregiudicando nulla per la corsa alla salvezza, ma che deve far meditare parecchio. Samb che continua a sperare per la vittoria del campionato, ma se il Campobasso non molla sarà molto dura.